Questo è il palcoscenico del Teatro Punto Zero. Da qui vogliamo raccontare una storia, anzi, ad essere più precisi, vogliamo scriverla con l'aiuto dei più grandi protagonisti. La storia che vogliamo raccontarvi è quella dell'informazione, della comunicazione, della conoscenza aumentata e multidimensionale. L'abbiamo chiamata Mixed Information Design. Ecco i protagonisti. Dei tanti concetti che noi usiamo ogni giorno, forse quello più comune e a volte credo anche meno compreso è quello di design. Lo troviamo ovunque, gli oggetti che usiamo, le istituzioni con cui abbiamo a che fare, la nostra vita, i nostri progetti, c'è sempre un po' di design. Ma il design si compone di due parti, è un po' come Pegaso. Un cavallo che ha i piedi per terra, ma che ha anche le ali. Una prima parte è di grande realismo. Il design ha a che fare con vincoli, risorse, il mondo come è e come devo prenderlo in considerazione. Allora, se devo fare design industriale o il design di una nuova legge, il design di un edificio o il redesign magari di un servizio o di un prodotto, non posso fare come voglio. Ho bisogno di una chiara comprensione di come stanno le cose. Questi sono i vincoli. Ma il design, poi, è immaginazione, creatività. Vuol dire non accontentarsi di come sta il mondo, di volerlo cambiare, migliorandolo. Quel servizio non è più adeguato, quell'oggetto non è più all'altezza delle nostre aspettative. Quella legge può essere trasformata. Magari la nostra vacanza può essere ridisegnata il prossimo anno in maniera molto più intelligente, più economica. E questo è il momento delle ali, del nostro cavallo, il momento più idealista. Allora il design è questa combinazione tra realismo e idealismo. E perché il digitale oggi fa la differenza? Perché il digitale trasforma la nostra cultura, ci permette di trasformare molto di più, di scollare cose che noi riteniamo non separabili, e di incollare cose che non riteniamo incollabili. Allora la controparte di questa forza del digitale di trasformare il mondo è esattamente il design. Ecco che allora, per concludere, non è un caso che il design sia la controparte del digitale. Si tratta in realtà di due lati della stessa medaglia, di due D che fanno la differenza, la terza D. Il design digitale che fa la differenza. Questo è la Mix Information Design. Sono Enzo Argante, giornalista ed educatore, e ho pensato alla Mixed Information Design. Ma che cos'è la Mixed Information Design? E chi sono i designer MID? Possono esplorare nuovi modi e nuovi mondi senza limiti spazio-temporali, né on né off, come dice il nostro mentore, semplicemente on life. Possono generare relazioni rivoluzionarie nella gestione della conoscenza, ma anche riconfigurare le leadership su nuove competenze, ecco la padronanza del digitale, consapevolezza, perciò conoscenza e controllo della potenza e delle criticità, e quindi multidimensionalità, configurazione e proiezione dei mondi physical. I designer MID sono manager dell'aumento della realtà, hanno una preparazione basica, generalista, multidisciplinare, operativa, hanno una visione d'insieme della complessità digitale funzionale all'impresa, al pubblico, nel sociale, nel culturale, nel finanziario. Sono padroni della mixed, augmented, virtual, ormai quasi neural reality. Sono insomma supereroi dell'aumento della realtà, capaci di gestire il sapere e le forme espressive più avanzate, ma anche controllare il lato oscuro della forza. Autori della nuova vita physical, i designer MID annettono, connettono, deframmentano e ricompongono, amalgamano le dimensioni.
I designer mid, o vogliamo chiamarli Jedi, sono protagonisti di questi processi, un esercito di leader giovani, ma anche non, in grado di gestire conoscenze illimitate, diffondere istruzioni per l'uso sicuro e consapevole della vita aumentata, padroneggiare la relazione persone-oggetti. Sono l'anello di congiunzione e la chiave di lettura privilegiata per l'armonia fra le nostre due vite. Autodeterminazione nel tempo, quella reale, e nel luogo, quella digitale. Questi sono i designer mid, questa è la Mixed Information Design. Tutti ricorderanno gli scacchi come l'attività dove forse per primi si è usata una grande quantità di dati, le mosse dei campioni, per approssimare un comportamento intelligente, un comportamento umano. Kasparov, il campione del mondo, fu sconfitto nel 97 dopo che per 10 anni era stato fatto appunto un miglioramento dell'algoritmo. Che cos'è Data Analytics alla fine? In due parole è dare senso ai dati. E perché lo facciamo? Lo facciamo per avere vantaggio competitivo. Dare un senso a questi dati è quello che ci aprirà nuove strade. Gli algoritmi ci aiutano a dare un senso ai dati, a prendere decisioni migliori, ma l'uomo verrà soppiantato? No. L'uomo avrà un enorme aumento delle proprie capacità. Certamente noi siamo molto bravi a capire quali sono i lavori che spariranno, è ovvio, ma non siamo abbastanza fantasiosi da pensare a quali sono i nuovi lavori che verranno creati e come i lavori esistenti verranno migliorati da un approccio data-driven. Tutti questi suggerimenti che vengono dagli algoritmi che macinano dati ci consentiranno di reinventare i processi aziendali, di ridisegnare i prodotti, di disegnare come i gruppi di lavoro collaborano in azienda, nuove relazioni con i clienti e anche di iperconnettere la catena del valore. È un periodo fantastico per essere parte attiva di questa rivoluzione e ridisegnare il mondo grazie al digitale. Cosa può andare storto? Affidarsi totalmente all'algoritmo in maniera acritica, come se fosse un'entità superiore, non è l'approccio giusto. E in primis, chi scrive gli algoritmi deve avere un solido meccanismo di sorveglianza etica e deve essere esperto del dominio, proprio come lo era Leonardo di tanti domini. Il dominio che esprime quei dati, altrimenti il senso sarà puramente speculativo e non utile. E la leadership? Come nel cambio di un'automobile, la leadership deve aiutarci a scaricare a terra la potenza di tutti questi dati e deve farlo in maniera accorta, tenendo conto del fattore umano. Andare verso l'ossessiva applicazione razionale della soluzione dei problemi ci porterebbe totalmente fuori strada. Il digitale ci serve per guardare a un più ampio spettro di soluzioni, fare le cose in maniera diversa, con un nuovo senso, ma sempre con al centro l'uomo. Sono Marco Santarelli, mi occupo prevalentemente di sicurezza, difesa ed intelligence. Intelligence delle cose è l'estratto di Internet delle cose, ovvero come e quando entriamo in relazione con gli oggetti che ci sono attorno. Non sono più gli stessi oggetti degli status symbol, ma rappresentano completamente la nostra vita sociale. Pensiamo che con un click dal nostro smartphone riusciamo ad accendere e spegnere le luci, riusciamo a guidare una macchina in maniera autonoma attraverso un comando vocale e addirittura attraverso comandi vocali riusciamo ad interagire con le mappe. Questo porta a una doppia bisettrice che è da una parte una grandissima opportunità, ma dall'altra è un rischio enorme e quindi va innalzato il livello di sicurezza su questi aspetti.
La security by design la potremmo definire come attenzione alla progettazione, ovvero applicare i termini e i principi della sicurezza a tutto ciò che produciamo, sia da un punto di vista informatico, ma anche e soprattutto da un punto di vista di design, come abbiamo visto prima, appunto, perché tutti gli oggetti che ci circondano diventano delle interazioni, delle informazioni e generano delle comunicazioni tra noi e il mondo. Questa informazione, questa comunicazione in qualche modo va protetta proprio per evitare da una parte tutte quelle che chiamiamo le minacce ibride, quindi attacchi cyber e di hacker malintenzionati, e dall'altro per ristabilire un rapporto più umano con gli oggetti che ci circondano. Comunicare oggi vuol dire sempre più trasportare un'informazione da un punto A a un punto B. In questo passaggio, diciamo, deve avvenire la cosiddetta comunicazione responsabile, proprio perché le cose che ci rappresentano, essendo studiate come qualcosa di molto importante e anche come opportunità per noi, nello stesso tempo diventano, come abbiamo visto, anche dei rischi. E in questi rischi si celano anche le cosiddette, per esempio, fake news. Quindi nel momento in cui noi trasportiamo le informazioni tra uomini, cose e mondo, dobbiamo stare attenti che quelle informazioni che stiamo trasportando non siano in qualche modo fuorvianti e soprattutto non facciano del male al nostro simile. Sono Ivan Mazzoleni, CEO di Flowy, che vuol dire Cultural Energy Orchestrator. Flowy è una società benefit ed è una app bancaria. Che cosa consente di fare? Gestire i propri soldi, riceverli, accreditare lo stipendio, fare qualsiasi tipo di bonifico, e ha una carta in legno, la prima e unica al mondo, che pianta gli alberi, perché è un conto che aiuta gli individui a sviluppare il loro potenziale prendendosi cura del pianeta. Flowy è certificata B Corp, Carbon Neutral, ed è un vero e proprio movimento, è un brand attivista che promuove un nuovo paradigma economico, quello della Better Being Economy. Che cosa vuol dire? L'economia del miglioramento, dove il miglioramento individuale è a favore ed è sinergico con quello collettivo e dell'ambiente. Come brand attivista siamo impegnati a combattere due grandi mostri. Il primo è quello dell'inquinamento, lo spreco delle risorse ambientali, e il secondo è quello della disoccupazione. Ecco perché ci è cara l'innovability, l'educazione all'innovability dei giovani e al futuro del lavoro, diventare imprenditori di se stessi. Tutto questo nel mondo contemporaneo non è possibile senza pensare a un ridisegno del mondo dell'informazione. Ecco perché siamo attori protagonisti nella Mixed Information Design, il primo master. Buongiorno, mi chiamo Marco Ramilli e sono il fondatore di Yoroi. Ho deciso di dedicare parte della mia vita e alla sicurezza informatica. Questo perché viviamo in un mondo sempre più digitale, un mondo nel quale la digitalizzazione, la tecnologia, l'informazione, la scienza dell'informazione ci aiuta moltissimo nel quotidiano. In questo anno di pandemia abbiamo imparato quanto la tecnologia sia importante, quanto grazie alla tecnologia possiamo essere vicini ad amici e a parenti, anche se fisicamente siamo distanti. Grazie alla tecnologia riusciamo oggi ad erogare servizi e a realizzare prodotti che prima non erano possibili. E grazie alla tecnologia oggi riusciamo a scaricarci di tematiche, di attività che possono essere ripetitive e molto faticose, e lasciandoci invece spazio e libertà per attività che sono più stimolanti dal punto di vista intellettuale e anche stimolanti dal punto di vista di divertimento. Tutto questo grazie al digitale, o parzialmente grazie al digitale, ed è un ambiente nuovo, un ambiente totalmente
rivoluzionario, se pensiamo alla nostra esistenza di migliaia e migliaia di anni, soltanto questi ultimi 10, 15, 20 anni hanno visto questa rivoluzione digitale. Quindi io credo fortemente che sia molto importante difenderla e credo fortemente che bisogna difenderla per far sì che sia un posto migliore sia per noi che per i nostri figli. Per questo ho fondato Yoroi. Yoroi è un'organizzazione oggi una delle principali organizzazioni italiane, che difende lo spazio digitale dei nostri clienti. Come fa a difenderlo? Attraverso dei servizi e attraverso dei prodotti. Quindi abbiamo avuto sufficiente coraggio per, invece che utilizzare prodotti di terze parti ed applicarli alla vita digitale delle organizzazioni, abbiamo avuto il coraggio di realizzarci i nostri prodotti per poi erogarli direttamente. Con Yoroi abbiamo deciso di aiutare il MID, il Mixed Information Design. Questo perché crediamo che questo mix di informazione, questo mix di tecnologie e di processi uniti al design della tecnologia possa essere veramente importante per il nostro futuro. Non dimentichiamo che la maggior parte dei lavori che andremo a fare da qui ai prossimi anni sono lavori nuovi, ancora non inventati, ancora non scoperti. E quindi con Yoroi daremo il nostro contributo offrendo nel nostro miglior modo possibile tematiche inerenti alla cyber security, educando e cercando di mostrare quali sono i rischi, ma anche come cercare di evitarli. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Carlo Panella e devo dare il banking di Illimity. Sono in Illimity da prima della sua fondazione, quando abbiamo iniziato in un appartamento ed eravamo solo in 5. Oggi Illimity è una realtà da oltre 600 professionisti, affermata sul mercato italiano, una banca specialistica, una banca di nuovo paradigma. Ma cosa vuol dire banca di nuovo paradigma? Una banca senza sportelli, ma con un ruolo fondamentale della componente umana, che interviene in tutti i momenti rilevanti della relazione con i clienti. Una banca che fa della tecnologia un elemento di business, una componente strategica in quanto abilitante dei risultati. E risultati che arrivano da soli, ma in collaborazione con i nostri stakeholder, i clienti, i fornitori, i partner, quindi tutti coloro che possono contribuire da un lato all'accelerazione, dall'altro alla completezza del risultato. Quindi in questo senso per Illimity l'open banking non è un'idea, ma è proprio una filosofia che ne ha guidato l'ideazione, la progettazione e la realizzazione. Perché noi riteniamo che il ruolo della banca debba essere duplice, dove crea un valore esclusivo, ad esempio sui crediti, sulla consulenza, sul risparmio. Deve essere in prima linea per enfatizzare il ruolo sempre più specialistico e per dare al cliente quella fiducia che solo una banca può dare. Per quello che invece sono le commodity, ad esempio i pagamenti, può diventare una piattaforma che arricchisce l'offerta di altre, quasi scomparendo dalla vista del cliente. In quest'ottica, uno dei servizi che sta emergendo, che fino ad oggi è visto come commodity, ma che sta acquisendo sempre più valore, è proprio quello dell'informazione. L'informazione che è la base dell'open banking, perché diventa un vero e proprio prodotto e abbiamo lavorato molto per renderla disponibile ai clienti in modo semplice, ma anche in modo completo e immediato. Non soltanto come fruizione, ma anche proprio come parte integrante del prodotto. Immaginatevi che attraverso i nostri Limiti Hub, che sono delle intersezioni con altri settori industriali, noi rendiamo disponibili, ad esempio, depositi il cui accumulo dipende da quanti passi vengono rilevati dal Fitbit. Quindi dati veramente eterogenei, i cosiddetti big data. E questo pone però una sfida, naturalmente. Come sfruttare le nuove tecnologie mettendo assieme dati e realtà per creare nuovi modelli, nuovi paradigmi di rappresentazione della situazione del cliente. Stiamo cercando qualcosa di nuovo che sfrutti tecnologie come Oculus, per esempio, ormai molto sviluppate in ambito gaming, ma che hanno ancora poche applicazioni in ambito finanziario, anzi, direi che tranne qualche gadget non c'è ancora nulla. Quindi per fare questo passo probabilmente servirebbe proprio un mix di information design, qualcuno che ci aiuti a ricreare un mondo di informazioni. Cashless Society è un contesto paese in cui i pagamenti, vuoi tra cittadini, vuoi con la pubblica amministrazione, vuoi tra imprese, sono sempre meno basati sul contante e sempre più basati su strumenti alternativi al contante, strumenti di pagamento elettronico, vuoi che siano carte di pagamento, di credito, di debito, prepagate, vuoi che siano strumenti collegati al mondo digitale,
o strumenti basati sull'utilizzo dei cellulari, dei dispositivi mobili. Molte società nel mondo stanno puntando e stanno orientandosi a diventare delle cashless society. Pensiamo ad esempio che i paesi del Nord Europa, come la Svezia, la Danimarca, ma anche l'Estonia, sono oggi società che hanno dichiarato di voler essere entro il 2030 delle società cashless. In realtà anche fuori dall'Europa ci sono molti paesi che stanno puntando verso questa direzione di sviluppo e di modernizzazione. Pensiamo all'Asia, alla Cina, ma anche a tanti altri paesi, ad esempio del sud-est asiatico, come Singapore, la Malesia, la Thailandia. Tutte hanno delle strategie di sviluppo verso la cashless society, e cioè verso la modernizzazione dell'economia. Anche l'Italia si sta orientando verso questa direzione. Molto è stato fatto. Negli ultimi anni ci sono stati tassi di crescita importanti, a due cifre, per tutto quello che riguarda i pagamenti elettronici e non più basati sul contante. In realtà l'Italia però rimane ancora un paese, se vogliamo, fortemente cash based, cioè basato sul contante. Pensiamo che 8 transazioni su 10, più o meno, tra quelle che tutti i giorni noi facciamo, sono ancora basate sul contante. E questi sono valori molto più elevati della media europea. Tutto questo poi ha dei costi anche significativi. Pensiamo ad esempio che avere carta moneta, avere il contante, costa al sistema Italia quasi 8 miliardi di euro all'anno, che vuol dire che ciascuno di noi, compresi gli neonati, i bambini più piccoli, pagano una sorta di tassa occulta da 130 euro all'anno per avere il contante. L'Italia, in realtà sta facendo molto, si sta sviluppando e anche le ultime iniziative del governo, pensiamo al cashback, hanno stimolato molto i pagamenti elettronici, l'abbiamo vissuto tutti. Una nostra recente survey ha individuato che quasi 7 italiani su 10 dichiarano di aver incrementato l'utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso misure come appunto il cashback o altri in generale che stimolano la cultura cashless. È anche interessante notare come le fasce di popolazione più giovani, da un lato, sono state quelle più stimolate da queste misure, ma all'estremo opposto anche le fasce di popolazione più anziane, se vogliamo dire. Tutto questo può portare dei benefici significativi al nostro paese, benefici in termini di riduzione dell'economia sommersa, che sappiamo essere un grave problema del nostro paese, sviluppo alla modernizzazione, ai pagamenti e alla filiera di occupati e di servizi che questo settore può rappresentare. Si tratta di una grande opportunità che noi tutti abbiamo di fronte e che ci può traguardare verso un futuro decisamente positivo. Benvenuti nello studio di Blockchain & Co. Blockchain & Co. è una trasmissione edita da BFC Media, che è anche l'editore di Forbes Italia. Io sono Federico Morgantini, sono un ingegnere e da tanti anni mi occupo di digitale e soprattutto di blockchain. Cos'è la blockchain? La blockchain è un grande database organizzato in blocchi di informazioni, dove ogni blocco è legato al precedente grazie a un sistema crittografico. In questo modo i blocchi, una volta chiusi, sono immodificabili. In più, questo grande database è duplicato in migliaia di computer in tutto il mondo, così che anche se un computer venisse hackerato o distrutto, tutti gli altri avrebbero comunque una copia. Questo rende la blockchain il sistema informatico più sicuro che è stato creato fino ad oggi. La blockchain nasce con il Bitcoin, e il Bitcoin è la prima criptovaluta. Ma che cosa significa? Che cos'è una criptovaluta? In realtà è giusto chiamarli cryptoasset, cioè sono dei portatori di valore, dei software che rappresentano un valore e sono trasferibili. Se io mando un'email con un allegato, questo viene duplicato. Se io invio un coin, questo non viene duplicato, ma esce dalla mia proprietà e entra nella proprietà di chi lo riceve. Questo cambia totalmente, la prospettiva di quello che si può fare digitalmente. Grazie alla sua natura di database immodificabile, la blockchain è utilizzata molto per la notarizzazione dei documenti, cioè registrare l'impronta digitale di un documento in blockchain lo rende come depositato da un notaio. Conseguenza di questo fatto che la blockchain è un registro immodificabile, si usa la blockchain anche per registrare le filiere di
produzione. Ad esempio nell'agroalimentare si può monitorare tutto il percorso che un prodotto fa e scrivendolo in blockchain è impossibile avere contestazioni in un secondo momento. Lo stesso avviene con ad esempio i prodotti di lusso. Annegando nel prodotto un identificatore che equivale a un token, questo token viene scritto in blockchain ogni volta che passa di mano. Un'applicazione molto moderna della blockchain è anche quella dell'arte, cioè si scrive e si fanno degli NFT, non fungible token, quindi dei token che rappresentano delle opere d'arte e si possono trasferire e si possono collezionare dentro un wallet. La blockchain è diventata il sistema contro le fake news. Ad esempio Forbes la utilizza per certificare i suoi contenuti in modo che siano immodificabili e siano immuni al plagio. Questi sono solo alcuni delle applicazioni della blockchain, in realtà possono essere mille altri e magari non le vedremo neanche, ma le utilizzeremo. Infatti la blockchain è una tecnologia usata per rimanere nel back office più che nel front office dei servizi che in qualche modo permette. E per gli approfondimenti avremo modo di parlarne ancora in futuro. Un saluto da Federico Morgantini. Guido Gemignani, amministratore delegato di Impersive e regista di realtà virtuale. Con Impersive, startup innovativa, abbiamo sviluppato ancora 5-6 anni fa una tecnica di produzione immersiva unica nel suo genere per produrre esperienze insoggettive per la realtà virtuale. Tecniche e tecnologie che abbiamo applicato in questi 6 anni a oltre 370 progetti commerciali per brand italiani e internazionali di prima fascia, prevalentemente distribuiti con visori in tutto il mondo, in store, retail, eventi e online. Oggi sono qui per parlare di applicazioni della realtà virtuale nel mondo dell'informazione. Naturalmente la realtà virtuale come prima nativa capacità ha quella di teletrasportare l'utente altrove ed è stata appunto una delle adozioni principali in questo ambito, quindi portando l'utente delle news all'interno della notizia sul luogo dove avviene il fatto. Io personalmente mi sono trovato per esempio per il Corriere a girare dei contenuti sulla nave Aquarius a 10 miglia nautiche dalla Libia durante decine di salvataggi. Ma non solo, sono stato in Sudan per la cooperazione internazionale del Ministero Affari Esteri per portare sia gli addetti ai lavori che i giornalisti che i cittadini a visitare luoghi altrimenti difficilissimi se non impossibili da raccontare, letteralmente stringendo la mano o trovandosi nei panni di qualcun altro. In questo caso abbiamo applicato quindi questo nostro approccio, questa nostra tecnica, che altro non è che un linguaggio oltre che una tecnica, che permette di arrivare così vicini e di mettere l'utente nei panni di un'altra persona, producendo prevalentemente un'emozione oltre che un ritmo narrativo serratissimo. Questo perché? Perché ancora oggi quando vogliamo vivere esperienze di questo tipo siamo mediati da una scatola di plastica con delle lenti e degli schermi e posso confermare che l'efficacia di questa esperienza è inversamente proporzionale alla durata e anche la capacità di trasferire informazioni è fortemente legata alla capacità di emozionare e la capacità di emozionare è proporzionale a quanto vicino si riesce ad andare all'altro, a quanto per esempio nel mio caso sono ossessionato dalla possibilità di leggere l'iride, di vedere che la persona che hai di fronte sposta lo sguardo fra i tuoi occhi e stringere la mano piuttosto che essere l'operaio, l'artigiano mentre sta facendo un prodotto, una scarpa di Prada piuttosto che una giacca di Armani. Questi sono soltanto alcuni degli strumenti che abbiamo adottato in questi anni e saranno oggetto dei contenuti che presenteremo all'interno di questo progetto di corso. Ciao, sono Roberto Del Ponte di Infinity Reply. Siamo una società focalizzata nell'implementazione di soluzioni e applicazioni su tecnologie di mixed e augmented reality.
L'augmented reality consiste nell'aumentazione del contesto reale tramite l'aggiunta di dati digitali sovrapposti al contesto fisico. Fino a qualche anno fa, l'augmented reality era una tecnologia destinata all'uso di laboratorio, alla ricerca e alla sperimentazione applicata in ambito industriale. Oggi invece è una tecnologia alla portata di tutti, anzi è già nelle nostre tasche, grazie ai nostri smartphone, che la supportano ormai nativamente. È entrata a far parte nel linguaggio comune grazie a giochi come Pokémon Go, ma oggi la troviamo molto diffusa anche all'interno dei social, come ad esempio quei popolari fotofilter ormai diffusi su quasi tutti i canali, fino all'applicazione in ambito advertising, in ambito commerciale con i configuratori prodotto, per arrivare infine alle applicazioni professionali che supportano i processi di formazione e assistenza sul campo per i lavoratori. Rispetto all'augmented reality, dove osserviamo informazioni digitali aumentate al contesto fisico attraverso la finestra di uno smartphone, nella mixed reality, grazie anche all'impiego di avanzati visori olografici come HoloLens di Microsoft, possiamo fondere il dato digitale insieme col contesto fisico. In questo caso i contenuti digitali appaiono come veri e propri ologrammi, contestualizzati o per assistenti rispetto a uno spazio fisico, e con essi possiamo interagire in maniera naturale tramite gesture, tramite comandi vocali o tramite l'interazione del nostro sguardo. Ma parliamo ora di come queste tecnologie, in un lasso di tempo molto breve, potranno abilitare o sbloccare scenari nell'ambito della Mixed Information Design. Grazie allo spatial computing possiamo già oggi condividere dati digitali aumentati, contestualizzati rispetto a un luogo, con altri utenti, esattamente come già facciamo con il cloud, con contenuti digitali tradizionali, documenti di testo, documenti multimediali, con la differenza che possiamo rendere queste informazioni solidali rispetto a un luogo fisico. Uno scenario sicuramente rilevante, abilitato dalla Mixed Reality, riguarda il tema della collaborazione. Potremo quindi fare dei meeting o interviste con una o più persone non fisicamente presenti. Ma inoltre potremo contestualizzare la nostra presenza all'interno di ambienti digitali che possono rappresentare ambienti del presente di altre località, ambienti del passato o ambienti totalmente digitali. Infine, avremo la possibilità di superare i limiti di una comunicazione totalmente basata sulla bidimensionalità. Oggi siamo abituati a rivedere multimedia, a vedere foto e video attraverso degli schermi. E domani potremo invece condividere ambienti tridimensionali, oggetti e informazioni che gli utenti potranno visualizzare sui loro dispositivi come contenuti interattivi tridimensionali. Noi di Infinity Reply facciamo costantemente ricerca e sviluppo su nuovi trend e nuove tecnologie nell'ambito della mix e dell'augmented reality, a supporto dei nostri clienti, per far sì che scenari futuristici, come quelli che abbiamo appena descritto, diventino sempre più vicini. Buongiorno, sono Cristiano Baldoni, l'amministratore delegato di D-Flight, la società creata dall'ENAV, che è responsabile della gestione del traffico aereo e dello spazio aereo italiano, per lo sviluppo dello U-Space, quell'insieme di servizi che consentirà l'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto in piena sicurezza e totalmente integrati all'interno del nostro spazio aereo con tutti gli altri utenti dello spazio aereo. I droni sono indubbiamente la rivoluzione di questo decennio, una rivoluzione industriale che ci consentirà di sviluppare servizi altamente innovativi, servizi di cui potrà beneficiare l'intera società, i servizi pubblici, la pubblica amministrazione, le forze dell'ordine, i privati cittadini, le industrie. Con i mezzi a pilotaggio remoto potremo cercare persone all'interno di scenari molto particolari e pericolosi, potremo ispezionare le nostre infrastrutture critiche anticipando eventuali problemi sul deterioramento delle stesse. Ricordiamoci tutti quello che succede in Italia e sul nostro territorio. I droni non sono solo lo strumento per poter realizzare servizi innovativi a vantaggio dell'industria e della società civile. Questi incredibili mezzi ci consentono di allargare lo sguardo al di là dei nuovi orizzonti. Vi lascio infatti adesso con una suggestione. Pensate di indossare i vostri occhiali e proiettarvi con lo vostro sguardo a chilometri di distanza dalla vostra posizione. Abbiamo accorciato le distanze e imparato ad indicare la strada
proteggendola e continuiamo a sorprendere. Tracciando le rotte verso il futuro per farti volare in alto. È per questa ragione che con The Flight abbiamo deciso, con grande impegno e entusiasmo, di aderire all'iniziativa Siamo Jedi. Chiunque si occupi di lavorare nel mondo dell'informazione e della comunicazione deve tenere a mente una cosa e una cosa soltanto: l'attenzione delle persone. Non importa che tu voglia dare una notizia o raccontare una storia o vendere un prodotto, quello che conta è che ci sia qualcuno disposto a concederti la sua attenzione. E l'attenzione delle persone oggi è sui social media. Dunque, se vuoi inviare un messaggio e sperare che un numero significativo di persone lo possano recepire, bene, i social media sono nella maggior parte dei casi il luogo in cui farlo. Il bello è che come esseri umani tendiamo ad avere una visione sempre nostalgica del passato o edulcorata del futuro, sottovalutando del tutto l'importanza di, in qualche modo, no, di prestare attenzione alla nostra condizione presente. Vogliamo definirci designer dell'informazione e della comunicazione, però poi non sappiamo utilizzare in modo consapevole lo strumento principale al mondo per svolgere queste attività, cioè i social media. Ti basta salire su un mezzo pubblico, entrare in un supermercato o semplicemente camminare per strada per renderti conto che la maggior parte delle persone hanno il volto chino verso i loro cellulari, dove avvengono la maggior parte delle cose che per loro sono importanti. La bella notizia è che capire i social media significa semplicemente capire le persone, cioè quali sono le ragioni che innescano certi comportamenti online, quali sono le meccaniche che regolano l'interazione tra le persone e le organizzazioni e anche quali sono le strategie che attirano il maggior numero possibile di attenzione degli utenti. Non mi interessa che ti trovi meglio con Facebook o Instagram o Twitter o LinkedIn o Snapchat o TikTok. Quello che mi interessa è che impari a comprendere quali pubblici utilizzano mediamente questi canali e dunque se sono le piattaforme giuste per il tuo progetto di informazione e comunicazione. Ricordati che la storia dei social media è stata costellata da pregiudizi e uno dopo l'altro sono stati smantellati, dunque non cadere nello stesso errore. Avevano detto che Facebook era solo per i liceali americani del college, che Instagram era solo per i fotografi, che Snapchat era solo per il sexting, TikTok era solo per gli adolescenti, LinkedIn solo per gli addetti alle risorse umane e Twitter solo per i giornalisti. Bene, tu non puoi concederti il lusso di avere questo tipo di pregiudizi. Tu devi guardare ai social con, come dire, per quello che sono, strumenti, semplici strumenti su cui svolgere al meglio il proprio lavoro, la propria attività come designer dell'informazione e della comunicazione. Un giorno guarderemo ai social media con lo stesso approccio con cui oggi guardiamo la televisione, cioè un mezzo di comunicazione ormai passato che combatte per restare rilevante. Bene, però non è oggi. Oggi i social media sono il mezzo di comunicazione, sono il luogo in cui informare e comunicare, sono il contesto in cui avere l'attenzione delle persone. Un saluto a tutti, il mio nome è Fabio Viola, sono un game designer e quindi creo universi di gioco. Oggi i videogiochi rappresentano una straordinaria lente attraverso cui guardare le evoluzioni tecnologiche, sociali, economiche di intere nuove generazioni nate a ridosso o subito dopo l'avvento del XXI secolo.
Quindi oggi creare videogiochi significa trasferire informazioni anche complesse a un pubblico composto da oltre 2 miliardi e mezzo di individui, sempre più trasversali per età e per sesso, e ancora di più i videogiochi oggi rappresentano un linguaggio per trasferire emozioni, un linguaggio di interconnessione tra esseri umani e quindi acquisiscono anche lo status di espressione artistica e culturale della contemporaneità. Oggi larga parte dei nuovi immaginari, larga parte delle nuove scelte compiute da queste generazioni di giocatori sono intermediate da ciò che accade, da ciò che vivono e da ciò che spediscono all'interno dei videogiochi, dove colui il quale gioca è un protagonista. Mi piace dire che è uno spettatore, o meglio uno spettautore, e quindi a lui è demandata una parte autoriale e una parte di coscrittura di quello che accade. E quindi iniziamo a guardare con attenzione ai videogiochi, non solo e non più per la parte di puro intrattenimento, per la pura parte ludica, ma soprattutto per la capacità che hanno di coinvolgere e trasferire informazioni ai nuovi pubblici. Un saluto. Buongiorno. Potreste aver sentito alle volte parlare di design thinking, no? Magari nasce la domanda, ma che cos'è? Cosa ha a che fare con la mixed intelligence? Bene, il design thinking è quel insieme di metodologie, di processi, anche di esercizi, è stato sviluppato per costruire soluzioni che siano veramente efficaci, veramente interessanti. Sembra la codifica del buonsenso, no? Ma è purtroppo sempre più vero che si costruiscono soluzioni, progetti, prodotti, per poi andare a identificare qual è il problema che vanno a risolvere. Ecco, il design thinking nasce esattamente dalla necessità di identificare quelle che sono le necessità vere, alle volte anche nascoste, delle persone, guardando non solo al lato tecnologico e al lato business, che ovviamente devono esserci, ma anche all'aspetto umano. Il design thinking sta all'intersezione di tutto questo, quindi nella capacità di identificare i problemi, le necessità nascoste alle volte, per poi sviluppare e testare e validare ed eventualmente ricominciare facendo il challenging alle proprie assunzioni, validare appunto quello che si è trovato con le persone che utilizzeranno quel prodotto o quella soluzione, affinché quello che andiamo a costruire sia non solo efficace, utile, ma sia anche piacevole da utilizzare. Empatia è una parola che sentirete spessissimo all'interno del concetto di design thinking. Empatia che cosa significa? Significa mettersi nei panni di chi sperimenta il problema. Quale che sia questo problema, da problema complesso come per esempio quello di sviluppare una soluzione per l'economia circolare, oppure un problema che può essere molto più banale come quello di rimontare le ruote di uno skateboard. Il punto chiave è sempre lo stesso: dobbiamo metterci nei panni di chi sviluppa, di chi vive quel problema, dobbiamo metterci nei panni e dobbiamo sviluppare empatia, dobbiamo capire qual è il problema. Uno dei fattori critici di un workshop di design thinking è proprio la collaborazione. Quello che stavo facendo ora è lavorare insieme ad altre persone, perché il contributo di tutti è essenziale. Ognuno di noi porta un valore, ognuno di noi porta la propria prospettiva, ognuno di noi porta il proprio bagaglio di conoscenze, come vive il problema, come lo sperimenta, quali aspetti della cosa che stiamo analizzando sono rilevanti per lui e come per lui saranno rilevanti per molti. Per questo motivo la multidisciplinarità, l'approccio condiviso, la sperimentazione sono elementi importantissimi all'interno del design thinking, per capire le necessità, per conoscere i vari aspetti del problema e per saperli rappresentare eventualmente in una demo, in una proof of concept, e per poterli provare. Questo perché
siamo tutti affascinati e attratti dal design e dalla bellezza più in generale. Significa anche che tutto quello che non si propone subito come una soluzione o un'offerta per un miglioramento viene respinto. Questo principio vale anche per il Mixed Information Design. Ho la sensibilità di aver accorpato tutte queste dinamiche. Adesso vi spiego meglio perché sono così convinta. Ho la fortuna di essere artista. I miei studi provengono da tutto quello che è il mondo del design e ho un master in Interaction Design. Provo a spiegarvi meglio quello che intendo. Un artista vede quello che le altre persone non necessariamente vedono. Un designer rende visibile questa percezione, questa sensibilità per mezzo di una serie di strumenti e di funzioni che riesce a mettere in campo. L'interaction designer crea ed è in grado di creare una relazione tra questi elementi. La sua funzione è quella di mettere in sintonia, creare un ponte verso le persone che non per forza sanno cosa stia dietro a questa costruzione, ma che soprattutto ignorano il design, che ignora le persone. Se qualcuno oggi vi dice che l'innovazione è data driven, non vi fidate. Quello che occorre oggi è essere creative oriented e data inspired. Quindi la creatività sempre al centro, la persona sempre centrale nei progetti e i dati come elemento di ispirazione. Ma facciamo un esempio. Oggi la meteo dava neve, quindi per un mix perfetto, una combinazione perfetta di temperatura, pressione e umidità, la neve si è verificata. Quindi ci siamo alzati, tutto era innevato, tutto quanto bianco e siamo a metà marzo. Quindi cosa vuol dire? La meteo, che è veramente la scienza per eccellenza fatta di dati e di fenomeni, ha permesso di avere questa cornice, questo contesto di dati. Ma, come dire, laddove tutti hanno visto bambini che giocavano con le palle di neve, pupazzi di neve, gioia e felicità, io mi sono permessa con la mia sensibilità di vederci una caffettiera fatta di neve. È la mia visione, certo, ma è anche il modo che ho di interpretare il Mixed Information Design. Non conta quante idee hai, ma quante ne riesci a realizzare, ed è un augurio per tutti voi. Ciao, mi chiamo Pasquale Diaferia, sono quello che un tempo si definiva, veniva definito come pubblicitario. Avete presente quelli che vi interrompevano gli spot? Ecco, oggi questo mestiere è profondamente cambiato, il comunicatore fa altro, ci sono miei colleghi che ancora non si sono accorti che non basta più mettere degli spot in televisione, ma i consumatori te li devi andare a conquistare uno per uno sui touchpoint digitali. Allo stesso modo penso che tutti i millennial che si occupano di digitale, che pensano che basti scrivere due righe di codice per avere in mano il mondo, non hanno capito che con i big data non è che si controlla il futuro, si controlla il passato, mentre invece la comunicazione è qualcosa che affronta il futuro, affronta le decisioni delle persone. E quindi è sempre lo stesso, esattamente come nell'antica Grecia, dove c'erano due tipi di creativi. C'erano quelli come Eschine, che quando parlava tutti dicevano ma come parla bene, e quelli come Demostene, che invece quando parlava la gente andava a casa, prendeva le armi e andava in guerra contro Filippo. Ecco, la Mixed Information Creativity è questo, non deve essere bella, ma deve muovere le persone. Per questo è modernissima. Pensate che Jonathan Mild, CMO di Airbnb, ha definito la creatività come vedere quello che nessuno ha mai visto e pensare quello che nessuno ha mai pensato. Ecco, la Mixed Innovation Creativity è vedere una relazione, per esempio, dove nessuno ha visto un'interazione, oppure è raccontare una storia in cui lo spettatore è altrettanto importante quanto il narratore. Che questo avvenga su piattaforme tecnologiche semplicemente perché questi sono i tempi che viviamo, siamo connessi, siamo digitali, siamo condivisi, mentre Demostene non aveva questi strumenti. Però ricordatevi che è la Mixed Information Creativity non è solo moderna perché usa una molteplicità di canali digitali, ma perché è capace di attraversare i linguaggi, di scomporre le liturgie e di generare innovazione. Che sia un meme, che sia un podcast, che sia un filmato su TikTok, che sia uno spot in televisione piuttosto che un discorso al TEDx, piuttosto che un'azione di guerriglia, ecco, quello che è importante è ricordarsi che non deve essere semplicemente bella, ma deve proporre qualcosa di rilevante in modo inaspettato.
Insomma, per fare Mixed Information Creativity bisogna saper valorizzare le eccezioni e in questo la tecnologia è straordinaria. Ma è fondamentale, e altrettanto fondamentale, conoscere davvero a fondo la profondità e l'aspetto antico dell'animo umano. A proposito, che fate? Prendete le armi e venite a combattere con me? Basta, basta, basta. Fabio Moioli, responsabile di Microsoft Consulting, parte del Worldwide Forbes Technology Council, Extended Faculty alla Singularity University, Harvard Business Review, MIP, Università di Milano e molte altre facoltà, fortemente appassionato di intelligenza artificiale e molto di più di intelligenza umana. Oggi, con più di 660 milioni di followers, Ciao Ice, un'intelligenza artificiale, oltre ad avere conversazioni telefoniche con milioni di cinesi, è una delle poetesse più lette al mondo, dato che pubblica libri di poesia in Cina. Oggi tutti voi potete scattare una fotografia, scegliere uno stile di un pittore e, usando un algoritmo di intelligenza artificiale, con lo smartphone creare un dipinto. Facendo un piccolo passo in più, oggi in Olanda ad un algoritmo di intelligenza artificiale sono stati mostrati molti quadri di Rembrandt e l'algoritmo, usando una stampa 3D evoluta, ha creato un nuovo dipinto che i maggiori esperti al mondo di Rembrandt olandesi hanno ammesso avrebbero scambiato per un capolavoro dell'autore mai visto prima. Qualche volta le persone, sentendo parlare di intelligenza artificiale, si preoccupano un po' e riflettono se ci si deve preoccupare dell'intelligenza artificiale. La mia risposta è sì, nel senso che è una tecnologia che ci dà un grande potere e da grandi poteri grandi responsabilità. Le responsabilità sono tutte nostre nel decidere come usarla, quando usarla, come distribuirne i benefici. E oggi, se mi chiedeste se io sono preoccupato dell'intelligenza artificiale, vi direi sì, che è giusto farci attenzione, e ancora più dell'intelligenza artificiale è giusto fare attenzione al suo opposto, il vero rischio, la stupidità naturale. Perché tocca a noi davvero assicurarci che l'intelligenza artificiale sia usata, sia utilizzata per il beneficio di tutti. Io ritengo che, concludendo, la cosa più importante da ricordare quando si parla di intelligenza artificiale è che è una tecnologia potentissima, ma non necessariamente giusta. È una tecnologia estremamente potente nell'imparare dai dati, nell'imparare da tutto quello che accade. Però nell'imparare impara anche da noi. Ad esempio, nella maggior parte delle aziende, se dovessimo usare un algoritmo per decidere chi promuovere o chi assumere, l'algoritmo, analizzando i dati dell'azienda, nella maggior parte dei casi imparerebbe ad assumere o promuovere uomini bianchi, perché troverebbe uomini ai vertici di quelle aziende, e nel mondo occidentale principalmente bianchi. E quindi cos'è che diventa importante? Diventa importante la nostra capacità umana, il nostro giudizio, la nostra focalizzazione nel disegnare l'informazione, nel guidare l'informazione, nel dare un giudizio all'informazione e quindi anche un valore morale, una decisione etica, che poi è il ruolo fondamentale che dobbiamo avere quando trattiamo delle informazioni, quando trattiamo della comunicazione, quando usiamo questa tecnologia, perché ancora per tantissimo tempo l'intelligenza artificiale sarà super potente, ma noi dobbiamo avere una super responsabilità nell'usarla. Sono Salvatore Maiorana, il direttore di Chilometro Rosso, il parco scientifico di Bergamo, che ha la missione di mettere assieme le imprese e i centri di ricerca. Una missione che porta con sé un tema di comunicazione prevalente, perché abbiamo chi si occupa di business, chi si occupa di ricerca, chi si occupa di brevetti, e in contesti molto diversi tra loro. Quando ci troviamo ad affrontare un problema di robotica per migliorare un assetto produttivo, ci troviamo immediatamente di fronte alla necessità di raccogliere più dati, di utilizzare questi dati in una forma nuova, di dare un significato ai dati, di interpretarli, ma poi soprattutto di comunicare questi dati a sistemi diversi, che siano i fornitori o che siano altri livelli del sistema produttivo, e pertanto ci confrontiamo con un tema di comunicazione interno ai sistemi produttivi. Questi sistemi produttivi sono sempre più integrati su filiere estese,
e pertanto il risultato di un'attività di produzione deve essere comunicata a valle, a chi porta il prodotto sul mercato e poi a chi consuma il prodotto. E quindi il tema della comunicazione, che sembrava confinato ad una esigenza produttiva, diventa una filiera continua che cambia via via che ci si sposta dal dominio della produzione al dominio della vendita, al dominio del consumo e poi al feedback che il consumatore ti restituisce. Ecco, affrontare questi elementi in maniera integrata ti consente di mettere a fattor comune stimoli che arrivano dal mondo del digitale, dal mondo delle scienze della vita, dal mondo dei materiali per creare prodotti sempre più ecocompatibili e sostenibili e ovviamente dal mondo delle applicazioni tecniche e tecnologiche che consentono di efficientare la produzione abbattendone i costi e migliorandone l'efficienza e l'impatto ambientale. Creare un sistema di comunicazione tra nodi talmente diversi è una sfida che deve assolutamente passare per l'invenzione di nuovi strumenti che consentano a tutti i soggetti della filiera di condividere il loro valore. Questa è mixed information. Ma attenzione, pensare che questo sia un tema confinato ai sistemi di produzione è un errore enorme. In realtà l'esigenza di cambiare le tecniche, i modi di comunicare arriva a tutti noi. Viviamo una dimensione che è pervasa dal digitale, grandissime aziende sono entrate nel mondo dei consumer attraverso strumenti come TikTok o i social, e chiunque si confronti con un mondo che cambia deve cambiare il modo di comunicare quello che fa. La mixed information è un vestito che deve essere indossato su misura per ognuno di noi. Buonasera, sono Gianluca Landolina, amministratore delegato di Cellnex Italia S.p.A. Cellnex è il principale operatore di infrastrutture di telecomunicazioni indipendente in Italia. Facciamo parte di un gruppo europeo, che è il principale gruppo in Europa. Siamo presenti in 12 paesi. L'Italia è stato il primo paese dove Cellnex si è espansa fuori dai confini spagnoli. Siamo originari della Spagna. L'azionista di riferimento è italiano, siamo quotati nella borsa spagnola. Capitalizziamo circa 26 miliardi di euro. In Italia ci occupiamo di infrastrutture di telecomunicazioni, ma progettiamo, implementiamo e gestiamo anche coperture di comunicazione elettronica di altissimo livello a bassissima, quasi nulla emissività elettromagnetica. Tanto bassa da poter essere utilizzata anche negli ospedali, così come negli stadi e nelle metropolitane e nei grattacieli. Cellnex è alla base, così come tanti altri operatori di telecomunicazioni, dello sviluppo del 5G, nella fattispecie del 5G in Italia. Il 5G segna uno spartiacque rispetto agli altri protocolli di comunicazione elettronica, in quanto oltre a portare maggiore capacità e maggiore qualità trasmissiva, porta anche un sostanziale abbattimento della latenza e un cambio dei parametri. L'intelligenza viene spostata in periferia, nelle antenne, cosicché sia molto più facile, veloce e immediato interloquire, per esempio, soltanto per fare un esempio, con i nostri social, con YouTube, Google e quant'altro. Il 5G può essere il fattore abilitante del mix, di un mix information designer. Il 5G permette qualità, una capacità, una velocità di comunicazione nettamente superiori e migliori rispetto a qualsiasi altro protocollo preesistente, e permette quindi di velocizzare e facilitare il vostro lavoro. Durante la nostra esperienza insieme parleremo e ci addentreremo più e meglio su tutte le caratteristiche, le potenzialità del 5G e su come il 5G possa aiutarvi.
Sono Daniela Caputo, mi occupo di marketing e comunicazione da diversi anni per una multinazionale americana che opera nel mondo delle risorse umane. Sono particolarmente interessata ai temi di innovazione e di intelligenza artificiale applicata a tutto ciò che è il mondo del lavoro e chiaramente anche della comunicazione. Si parla oggi molto dell'impatto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale sul futuro di tutte le professioni, credo, facendo riferimento spesso alla paura che questo genera, no? Quindi come i robot e se e fonde forse anche quando ci sostituiranno. Si parla invece molto meno di come l'intelligenza può supportarci a lavorare meglio, quali sono le nuove professioni che nasceranno grazie alla tecnologia e soprattutto all'intelligenza artificiale e cosa le macchine proprio non potranno mai fare. Ecco, su quest'ultimo punto credo che sia importante soffermarci perché immaginare, essere creativi, pianificare, avere un pensiero critico, l'intelligenza emotiva, sono tutte quelle cose e quelle caratteristiche, quelle che noi chiamiamo anche set di competenze trasversali che la macchina proprio non potrà mai imparare a fare. Se ci pensate, sono quelle caratteristiche che meglio identificano anche un professionista della comunicazione. Sono tipiche di chi deve trasmettere un messaggio ad un audience ben specifico. Quando parliamo di competenze e soprattutto legate al mondo della comunicazione, dobbiamo essere chiari su che cosa servirà in futuro, su che cosa servirà soprattutto formarsi, continuare a sviluppare in termini di competenze. Competenze fondamentali oggi per svolgere qualsiasi lavoro legato alla comunicazione sono la capacità di risolvere problemi complessi, un apprendimento attivo, l'adattabilità per gestire questi momenti di cambiamento così veloce, comprendere gli altri attraverso un ascolto attivo. A questo ovviamente si aggiungono tutta una serie di set di competenze che sono quelle tipiche della professione, quelle che chiamiamo hard skills e che naturalmente hanno bisogno di essere aggiornate molto spesso perché cambiano e si evolvono con l'evoluzione della professione stessa. Tanto che oggi si parla sempre di più di competenze ibridanti, cioè quelle che ci consentiranno di passare da una professione all'altra o di evolvere, quindi scomporsi e comporsi di set di competenze che ci consentiranno di accedere a nuove professioni. E quella che a me piace di più ricordare come competenza che deve accompagnare un processo di evoluzione costante è quella della learnability, quindi continuare ad imparare continuamente nuove cose per essere sempre rilevanti ed essere sempre, avanguardisti nella professione che si svolge. Questo è un po', secondo me, lo spirito del designer della comunicazione. Credo che sia uno dei lavori più belli oggi che si possano immaginare, perché, se ci pensate bene, perché significa avere a disposizione oggi, grazie proprio alla tecnologia, al digitale, all'intelligenza artificiale, una serie di strumenti per comunicare in modo più veloce, più efficace, tenendo presente i tre obiettivi del bravo e buon comunicatore. Trust, generare fiducia in chi ci ascolta, engage, generare coinvolgimento, and listen, capire bene cosa il nostro audience desidera ascoltare. Il mio nome è David Orban e mi occupo da 30 anni di tecnologia di innovazione applicata alla imprenditoria, alle startup. Credo che oggi siamo in un momento particolare dell'evoluzione della nostra società, dove, contrariamente a quello che poteva avvenire in passato, le barriere all'ingresso, alla sperimentazione e alla esplorazione delle possibilità sono letteralmente inesistenti. Bisogna avere solo la curiosità, la passione per andare a scoprire qual è il particolare talento che possiamo valorizzare. E le opportunità sono veramente illimitate, perché non solo vediamo un'accelerazione del cambiamento tecnologico, ma addirittura vediamo un incremento di questa accelerazione. Intelligenza artificiale, blockchain e criptomonete, computer quantistici, realtà aumentata e virtuale. Sono tantissimi i campi dove, assieme a ricercatori, accademici, inventori, investitori, ognuno di noi può essere protagonista dell'esplorazione di quali sono
i problemi reali, le sfide, piccole o grandi, che possono essere affrontate al meglio senza che nessuno abbia risposte pronte e definitive, ma che collaborando possiamo navigare verso una soluzione che poi diventa sostenibile, perché dà valore a chi riceve il prodotto e il servizio che andiamo a disegnare, e questo valore viene quantificato in una transazione economica che rende l'iniziativa capace di andare avanti nel tempo. Per me è sempre un privilegio essere coinvolto in iniziative dove ho l'opportunità di confrontarmi con persone giovani, curiose e appassionate, di non solo imparare passivamente, ma di condividere quello che a loro volta esplorano. E sarò disponibilissimo a tutte le domande, a tutte le opportunità di interazione che svilupperemo insieme, perché è il valore che a mia volta ricevo, è il valore che penso anche voi riceviate, e appunto nell'interazione e nell'esplorazione insieme. Sono Chiara Giovenzani, sono Investment Director del settore healthcare della Fondazione Eneatech. Mi occupo di innovazione, di tecnologie e di startup ormai da parecchi anni. Sono nata come ricercatrice, poi ho fatto una startup e sono passata alla fine dall'altro lato del tavolo, quindi sono diventata investitrice. L'innovazione quindi è sempre stato un po' il fil rouge delle cose che ho sempre fatto. Quello insieme all'unire i puntini. Quando mi chiedono ma come ti puoi definire, in realtà io mi definisco sempre come una dots connector, una che unisce i puntini. E con Eneatech investiamo in tecnologie che devono avere un'importanza strategica nazionale. Siamo un fondo per il trasferimento tecnologico, quindi investiamo in startup, in PMI, in spin-off universitari. Le tecnologie, lo sappiamo tutti, ormai hanno un'importanza incredibile non solo nel business, ma anche nella nostra vita. E quando si parla di tecnologie è importante, da un lato, saperle comunicare, e dall'altro saper utilizzare le tecnologie per comunicare. Siamo infatti nell'era dell'economia delle relazioni, quindi costruire i mattoncini delle relazioni ha un'importanza, mi verrebbe da dire, quasi strategica, non solo per la nostra vita personale, ma anche per il business. E per costruire delle relazioni, per costruire questi mattoncini, serve saper comunicare, comunicare in maniera efficace. E qui ci può venire in aiuto la tecnologia, che però va utilizzata nel migliore dei modi. Bisogna veramente saper disegnare quella che è la comunicazione e saper utilizzare gli strumenti migliori. E per questo credo che il Mixed Information Designer sia una figura che avrà sempre più importanza nella vita di tutti noi, ma anche nel mondo del business, dell'economia. E quindi credo che sarà uno dei lavori che avranno maggiore importanza nel futuro, prossimo e futuro. Sono Giuseppe Maciago, faccio l'avvocato e mi occupo di nuove tecnologie da circa 20 anni. Ho avuto la fortuna di assistere società come Google e Facebook e di vedere insieme a loro il tipo di trasformazione di utilizzo del dato digitale. Abbiamo visto che ci sono tantissimi modi e tantissime opportunità legate al dato digitale, però ci sono anche tanti rischi e il dato digitale può portare anche a situazioni di pericolo. Quindi sta sicuramente a noi scegliere che strada percorrere. E da un lato abbiamo una strada
che è quella che io definisco del dark patterns, ossia una strada dove in qualche modo portiamo l'utente attraverso un percorso quasi oscuro a fare ciò che in realtà noi vogliamo. E questo forse è il percorso che adesso noi stiamo vivendo su tanti aspetti della rete e tante cose, sto per esempio pensando al fenomeno delle fake news, che è davvero un fenomeno da risolvere. E dall'altro lato abbiamo il legal design. Il legal design è la possibilità di poter dare delle informazioni chiare, trasparenti, unendo aspetti legali, aspetti di design e aspetti anche tecnologici, perché è molto importante che le informazioni che poi hanno valore legale vengano dette in modo chiaro e trasparente. Ed è questa la direzione in cui dobbiamo andare, dal mio punto di vista. Dobbiamo andare verso una trasformazione del paradigma dark patterns, a un paradigma legal design, e non soltanto legal, ma anche ethic design, ossia dove l'etica prevale, perché non è soltanto il profilo giuridico che può contare, ci sono anche qua da fare delle scelte etiche importanti che ci coinvolgono nei prossimi anni. La soluzione quindi del Mixing Information Design è l'unica reale e possibile soluzione per poter avere un modo diverso di poter utilizzare uno strumento meraviglioso come internet, ma in modo etico e corretto. Aggiungo anche che questo volume di informazioni che oggi noi possediamo ci deve portare anche a un concetto di partecipazione molto diverso e importante, forse che ci permetta anche di capire e proteggere i cittadini attraverso l'utilizzo di queste informazioni. Sto parlando della sicurezza partecipata e dei progetti che possono appunto esserci attraverso la condivisione di informazioni che possono aiutare i cittadini sia per tutelare la propria sicurezza fisica sia per tutelare la propria sicurezza online. Dobbiamo quindi lavorare nella direzione, come ho detto, del legal design, del mixed information design e anche della sicurezza partecipata. Avete ascoltato 24 personaggi, dal primo Floridi, il filosofo, all'ultimo l'avvocato, il legal design. Abbiamo raccontato una storia in sintesi, bene, la vogliamo sviluppare con 24 maestri. La storia, l'avete già capito, è quella dell'informazione multidimensionale, 3D, aumentata, virtuale, dei social, dei dati. È una storia che definisce una nuova leadership, una nuova figura professionale che vogliamo costruire insieme tutti noi. Parliamo della Mixed Information Design, parliamo dei designer della conoscenza.